Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova recensione. Il film di cui voglio parlare oggi è una commedia italiana che è uscita la settimana scorsa nei cinema e che sta riscontrando un successo abbastanza discreto, ha incassato qualche milione di euro. Appunto ero curioso, visto i protagonisti della storia, visto il regista, di vedere questo prodotto e non che mi aspettassi chissà cosa, però ne sono rimasto un po' deluso. Il film di oggi è del 2013 per la regia di Massimo Venier ed è Aspirante Vedovo. Massimo Venier lo conosciamo tutti, chi è il talismano, il regista che ha fatto sfondare nel mondo del cinema Aldo Giovanni e Giacomo con tutti i primi loro film, li ha diretti tutti quanti lui, sia diretti che scritti, Tre uomini in una gamba, Così è la vita, Che dimmi se sono felice, La leggenda di Ragione Jack, Tu la conosci Claudia, ha anche fatto un film di particolare rilievo di Ale Franz, Mi fido di te, poi anche Generazione Millevaro, Un giorno in più, I giorni in più, quello con Fabio Volo, e 2 anni fa, e torna adesso alla regia con questo Aspirante Vedovo. Decide per la prima volta di dirigere un remake di un film del 1959 di Dino Risi, si chiamava Il Vedovo, con protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri. Il film non funziona, per quali motivi? Intanto, quando guardavo Aspirante Vedovo, mi rendevo subito conto che c'erano delle somiglianze con un film, con lo stile di film che avevo visto fino a qualche mese prima, cioè Gambit di Michael Hoffman, quello con Colin Firth, Alan Rickman e Cameron Diaz. Chi vuole sapere cosa ne penso, clicchi qui. Perché ho visto delle somiglianze? Perché come era quel film, Aspirante Vedovo ci viene fatto vedere come una commedia con l'intenzione di essere, di dare della comicità, di dare del divertimento in maniera raffinata, senza mai strafare, in maniera esagerata, diciamo, che cercando di trovare la sua positività in questa raffinatezza, diciamo, da un certo punto di vista non ci riesce perché se da una parte vuole essere raffinata, dall'altra trascura la comicità facendo diventare il film un prodotto piatto e abbastanza vuoto. Perché ho fatto il paragone con Aspirante Vedovo? Perché ci ho visto molto di tutto ciò. Però non è che il film è da buttare, non voglio parlare di un film brutto, orribile, che non si può guardare, però è un film al di sotto delle aspettative medie della commedia italiana di questo periodo. I punti in favore. Si vede che c'è Massimo Venier alla regia, perché Massimo Venier è un regista che riesce a saper far cinema, riesce a fare delle commedie, è riuscito anche a scrivere delle commedie come Così è la vita, Che dimmi se sono felice, Mi fido di te stesso, con un forte significato dentro. Mai banali, non dirige mai dei film banali e qui si vede soprattutto lo stile registico, un po' meno della sceneggiatura che, nonostante l'abbia scritta lui assieme ad altre persone, si vede che pecca abbastanza. Per essere un film con poche pretese, una commedia con poche pretese, è girata in maniera abbastanza valida, con dei virtuosismi particolari, con delle inquadrature che non sono mai banali, soprattutto nel montaggio dei titoli di testa. Ma anche nella regia stessa non parliamo di perfezione totale, per quanto in una commedia si possa parlare di perfezione totale, per il semplice fatto che, secondo me, all'interno del film ci sono degli stacchi di montaggio, delle sequenze a schermo nero che poi vanno a passare in un'altra sequenza, che sono troppo lunghi, sono ripetuti, soprattutto nella parte finale, e stonano abbastanza, secondo me, con il resto della pellicola. Purtroppo le cose buone di Aspirante Vedovo finiscono qui. Perché? Il difetto particolare del film è il ritmo. In che senso? Il ritmo, secondo me, non riesce, il film non riesce mai a partire del tutto. Sembra quasi che, con tutto lo scorrere degli avvenimenti, delle situazioni, vediamo che il film va avanti a fatica. Sembra quasi che il film non sia mai partito del tutto. Sembra quasi che vediamo delle immagini sullo schermo e vediamo che non è mai partito, cioè vediamo che un pochino come Lincoln, diciamo, un film che non parte mai, sembra essere statico, fermo, nonostante il film vada avanti, il film rimane statico, non riesce mai ad emergere nella sua sceneggiatura. Infatti all'interno della sceneggiatura stessa troviamo degli elementi che sono poveri, poco calcati, delle situazioni poco calcate che portano nello spettatore un senso di smarrimento. A un certo punto mi chiedevo, sì, mi stanno facendo vedere tutte queste cose, ma è una commedia? Non mi dovrebbe far ridere? Non mi dava nulla, non mi lasciava nessuna sensazione all'interno. Avevo capito l'intento del regista, ma non avevo capito come me lo voleva fare vedere questo intento, perché non ci ho trovato un senso logico alla struttura generale del film.
che vorrebbe, secondo me, ricalcare un pochino quello della commedia inglese, della commedia british, quello stile lì, però non ci riesce, secondo me, appunto per queste cose, perché il film ha il risultato per quanto riguarda il voler rifarsi alla commedia british è totalmente negativo. Il film ha una narrazione povera ed è eccessivamente una cosa grave per una commedia del genere. Il fatto è questo, la cosa più importante e più grave del film è che manca la comicità. Nel film si ride poco e niente, e per essere una commedia è una cosa abbastanza grave. In una commedia deve far ridere, e sembra quasi che quando guardi il film sembra quasi che il film voglia essere quasi una prima donna, sempre stare sull'attenti, quasi come se volesse simboleggiare uno stile di commedia innovativo, come se non si fosse mai visto questo stile di commedia, quasi come se fosse un geniale come tipo di film. Solo che tutto ciò non accade perché il prodotto in sé non trova mai una sua identità, non riesce mai ad emergere e a dimostrare il meglio di sé, ed è questo uno dei principali difetti, che ancora non sono finiti purtroppo, di Aspirante Vedovo. Una delle cose che non funziona, allora, io non ho visto il film originale, quello di Norisi, devo recuperarlo perché ne parlano tutti in maniera abbastanza ottima. Però qui gli attori si vede chiaramente che sono fuori parte e del tutto sottotono, ma soprattutto sono fuori parte che sottotono, perché la sceneggiatura stessa non riesce a tirar fuori dagli attori le qualità che hanno avuto nei film che hanno fatto prima. Ad esempio, il protagonista è Fabio De Luigi, che è un ottimo caratterista, secondo me, è un attore comico abbastanza valido, più che apprezzato. Ho apprezzato molto le sue commedie, come quelle di La peggiore settimana della mia vita, Il peggior notaio della mia vita, ma anche altre commedie che ha fatto. Lui si trova, quando lo guardi sullo schermo, quasi spaesato, fuori ruolo, e ci rendiamo conto che in più di una sequenza lui stona, lui non ci sta nel film. Il suo personaggio, la sua faccia, è un personaggio che non riesce mai ad emergere, perché le qualità che ha Fabio De Luigi non sono mai, non offrono mai, cioè le qualità che ha De Luigi non vengono mai fuori a causa di una sceneggiatura che è troppo vaga, troppo libertina, che non riesce mai ad essere ordinata del tutto. Stesso discorso vale per la Littizzetto, perché sebbene nel film ci siano delle sequenze che vogliono dare una critica sociale, diciamo, al tutto, secondo me il personaggio della Littizzetto è ancora una volta fuori parte, come quello di De Luigi, e soprattutto poco sfruttato, perché lei è famosa per essere la compagnatrice, tra virgolette, di Fabio Fazio in Che tempo che fa, e lì fa un sacco di critiche alla società, alla politica, alla chiesa, cose varie. Qui ci sono delle situazioni in cui lei potrebbe farle, ma a causa della sceneggiatura non riesce a emergere quell'aspetto che noi conosciamo bene della Littizzetto, ed è questa una cosa che dà veramente fastidio nel guardare il film, che ha un grande potenziale e che non riesce a sfruttarlo. Un personaggio che non riesce mai a prevalere, come anche inoltre Alessandro Besentini, che è l'ale del duo Ale Franz, che è stato già diretto in maniera ottima, secondo me, in Mi fido di te, sempre da Venier, solo che qui, come anche Nini Bruschetta, che è il Duccio, quello che smarmella la fotografia in Boris, che non emergono mai, sono completamente mal sfruttati, potevano essere sfruttati molto meglio. Si salva da tutti Bebo Storti, che comunque, nonostante si salvi, non riesca mai ad emergere il suo personaggio. Quindi spero di aver fatto capire che, secondo me, Aspirante Vedovo non è un film da vedere al cinema, perché è una commedia che non funziona per tante cose: la sceneggiatura, gli attori che sono messi fuori parte, difetti nel ritmo, poca comicità. La regia funziona, ma non si può salvare un film per la regia. Non funziona Aspirante Vedovo, quindi non vi consiglio di andarla a vedere. Peccato, perché si capisce che il potenziale il film ce l'aveva. Un'altra precisazione: prima che incominciasse il film, appunto Aspirante Vedovo, c'è stato un trailer di un film italiano che uscirà tra qualche mese, non mi ricordo quando, ed è un film che si chiama Stai lontana da me. Io ho fatto vedere il trailer. Allora, i protagonisti sono Enrico Brignano e Amber Angiolini. Allora, questo film è un remake di un film francese uscito un paio di anni fa, mi sembra, Per sfortuna che ci sei, che si chiama così in Italia. È un remake, io me ne sono accorto guardando il trailer, ma è possibile che questo remake abbia tutte le sequenze del trailer identiche? Il trailer in italiano è lo stesso, trailer identico del film francese, ha le stesse identiche gag e non cambia nulla. Cioè, ma è troppo brutta. Il 14 novembre esce il film. Ma come si fa? Cioè, va bene giocare un po' sul personaggio di Enrico Brignano, sull'Angiolini, che ci stanno comunque a sostituire quegli attori che hanno fatto il film francese, che non mi ricordo i nomi.
Però è troppo esagerato come remake, cioè è troppo uguale. Non, forse non ci sarà un'impronta di Alessio Maria Federici nel film. Niente, ci tenevo a dire questa cosa e niente, la recensione finisce qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.